Devi stare attenta perché siamo nella casa della nonna. La nonna Mini World è piccola, ma cattiva come qualsiasi altra versione della nonna, hai capito? Sì, ho capito, la mini nonna no. Brava, la mini nonna no. Ci sono i nascondigli proprio come sul gioco originale. Ti puoi ficcare sotto il letto, prova, fa vedere. Prova. Io? Sì, sì, tu ti puoi mettere là, bravissima. Esattamente okay. La nonna, se tu stai lì, non ti vede. Io invece mi posso mettere dentro l'armadietto. Però adesso dobbiamo uscire. C'è il vaso, nel caso lei dovesse chiuderci qua dentro dovremmo utilizzare il vaso. Il problema è che la porta non si apre. Ma io so già come fare ad aprirla. Vedi che qui ci sono dei cassetti? Dentro uno dei cassetti io so che c'è un bottone. Quindi noi praticamente dobbiamo usare il bottone per aprire la prima porta, ok? Ok. Il problema è che una volta che saremo fuori da questa porta lei ci potrà cercare. E ti do un piccolo spoiler, lo do anche a voi ragazzi a casa. La nonna qui è un pochino, come dire, mascolina, in ok? Che senso? È alla barba, però va bene, iniziamo. Alla barba. Vieni. Eh sì, alla barba. Okay, vieni, apro la porta. Entra, no, 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 tranquilla, me la cavo da solo, vieni con me. Allora, non so dove sia lei. Tecnicamente dovrebbe funzionare, vedi, alcune delle porte sono bloccate. E noi dobbiamo trovare, credo, dei bottoni per riuscire ad aprirle. Mi sa che vedo la nonna. Mi hai fatto prendere una paura. E infatti, vedi, vedi che ha la barba bianca, brutta che è. Ma quindi è tipo più un nonno, no? Pure secondo me, un nonnone è questo qui. Un nonnone. Allora, ascolta, tecnicamente di solito qui si continua e si va di là. Però qua mi sa di no. Quindi vuol dire che la casa è un pochettino diversa. Okay. L'unico problema grave, secondo me, è il fatto che se noi ci camminiamo uno davanti all'altro, ci perdiamo, prendiamo, capito? Cioè, ci blocchiamo l'uno con l'altro e questa cosa dovrebbe essere evitata. Ora, siccome la nonna è qui in cucina, se riesci io salirei qui al piano di sopra. Ok, mi salgo, salgo, salgo. Brava, bravissima. Allora, da qui c'è un'altra stanza che si può entrare in cucina. Qui c'è un bottone! Perfetto, possiamo scegliere un'altra stanza. Lo prendi tu? Sì, lo prendo io. Allora vieni con me, okay. Scendi qua e mettilo su questa porta qui, ok? Sul blocco nero. Questa. Sbrigati, ok? E entriamo qua dentro. Ok, dobbiamo trovare... Ho trovato un pane. Non so a che serve, però ci può perché stare. Perché magari ti mangi se ti picchiano. Ah, può essere, per sopravvivere di più. Ho preso tanto pane, se okay, ce n'è bisogno. Perfetto. Ma questa è una trappola? Mi sa tanto di sì. Vuoi fare una prova? No, no, prova tu. No, 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 prova tu. Tu c'hai il pane, tu puoi provare. Ma no, scusa, se muoio. No, non ci voglio provare. Questo è mortale, secondo me. Dobbiamo trovare. Qua ci sono un sacco di altri nascondigli. Però dobbiamo trovare un altro bottone. È qua sopra. Oh, ok, bravissima. C'era okay. una cassa là sopra. Ok, metto bravissima. Pulsante. Vai, vai, sì. vai. Vado io. Vieni anche tu, però, Vieni, sì, brava, sì, brava. Sì. Ok, allora adesso stiamo arrivando al piano superiore. Qua ci sono dei messaggi. Probabilmente tipo in vietnamita. Che io non lo so parlare. Però che lingua è questa? Non ho la più pallida idea, ma lì c'è un'altra cassa. Provo a interpretare, aspetta. Allora qua c'è scritto: stai attento, la nonna puzza. È okay, vero? Ok, perfetto, è un avvertimento importantissimo questo. Hai trovato un'altra chiave? No, però lì c'è un... Che cos'è quello? È una botola con un'altra cassa. Però non c'era niente dentro. No, questo affare qui davanti. È un pulsante? Non lo so. Lo tocco? Ci ho provato io, ma non... E qua c'è una leva, tiriamo la leva. Ok, la leva l'abbiamo tirata, però non è successo niente. Che bisogna fare? Non lo so, però è strana sta cosa. Allora, secondo me dobbiamo trovare qualcosa per aprire questa porta. Perché vedi, qui c'è un altro slot per la chiave praticamente. Ma noi non abbiamo nessuna chiave. Quindi dobbiamo riuscire. In tutto questo poi la nonna mi sembra un pochetto addormentata. Allora, io tiro la leva, tu vedi se succede qualcosa lì, Io sento fare cicchicciacchi qua vicino. Pure io sento il rumore, però non capisco da dove cacchio dovrebbe venire questo rumore. Ok, andiamo ad esplorare giù allora. Ma giù ci siamo già stati. Evidentemente ci siamo persi qualche stanza che dovevamo aprire e abbiamo sbagliato. Non è che magari... Aspetta, rimani qua. Magari tipo io tirando la leva si spengono i punzoni e la leva è sotto. Provo, Ok. È successo qualcosa? Boh, vabbè, ma inizialmente era attivata la leva. Io l'ho disattivata. Magari serve qualcosa, non lo so. Siamo da qui. Proviamo. Allora, qui si è aperta per caso questa porta? No, era già aperta prima. Ma Cala, secondo me abbiamo sbagliato e dovevamo andare prima nel bagno. Aspetta. Però abbiamo tutta la parte di sotto. Io provo, infatti, provo a esplorare tutti quanti questi posti qua. Ok, io ti tengo d'occhio se arriva la nonna nonno. Sembra che qui non ci sia niente, ci sono altre stanze da questa parte, un po' buio, vieni. Arrivo. Allora, tu ti puoi imboscare là dentro nel caso in cui vedi il pericolo, mi raccomando. Ok.
E qua ci serve un'altra leva, però. È pieno di trappole. No. Vai nell'armadio! Vai nell'armadio! Dove? È occupato, è occupato! E io dove vado? Non lo so! Trovati un altro posto! Ok. Ok, sembra che non è venuto comunque. No. No, sembra di no. E lì lo vedo. Sì, tranquilla, tu vieni fuori. Eccolo, m'ha visto, chiudo la porta. Guardalo. Ma sa che la sa aprire la porta. E sembrerebbe di no, però cerca di picchiare. Guarda come picchia, guardalo. Brutto nonno. Porca miseria. Ah! Ah, che succede? Ho aperto per sbaglio la porta, Anna, salvati. Scappa. Mi sono nascosto. E io adesso come faccio a rientrare? Ecco. Anna, ci sono di nuovo, ti salvo io, non ti preoccupare, dove sei? Dove sei? Sono sempre ficcata sotto il divano, giù di sotto. Arrivo, lo vedo, ce l'ha con me ora, io sono in cucina. Ok, fruga. Vorrei, però mi sa che sta venendo da me. Lo distraggo. L'ho distratto. Ok, rimani così, continua a cercare tutta la cucina. C'è altro pane, che ce ne frega del pane? Nei vasi c'è qualcosa? Nei vasi non c'è niente, no, Anna. No, sei brutto. Non c'è niente qui! Sta arrivando il nonno! Ah! Dell'armadietto! Anna, distrailo! Sta venendo da me! Sa dove... Ok, scappa! Ok? Attiralo ancora, se no non posso uscire. Mi metto brutto, qua, guarda. Sei metto... brutto, nonno. Mi sono ficcato sotto l'arma del coso. Non mi considera! Oh, gli ho dato un pugno! Dagli i pugni! Lo ammazzi! Aspetta! Corri! Dobbiamo andare a guardare nello scantinato comunque. Oh, è vero! Vieni, salta da qui. Sì, ci sono, vai. Apri. Ma c'è una cassa, ci sono delle frecce. Va bene, prendile, forse servono per l'arma. Ora scendi qua sotto. Okay, e chiudo. Poi chiuditi, sì, chiuditi il coso. Va bene. Allora, qua sotto c'è molto più buio, però non c'è niente. Come non c'è niente? Questo è il passaggio. Non è vero, cammina oltre il muro. Porca cutrettola! Che posto è? È tipo il cavo segreto del nonno. Ma non c'è niente? Non c'è secondo niente me... qui. Secondo me qualcosa tipo... c'è. Oh no, c'è un altro passaggio qui. Porca cutrettola! Dove? Nel muro, questo. Ah, ok, fammi passare avanti allora. Infatti ci sono dei cassettoni. La balestra! Abbiamo trovato! Ti do le frecce, ti do! Sì! Come fai? Tieni. Mamma mia! Grazie mille, Anna! Ok, abbiamo 5 colpi, la devo caricare? Sì, ma secondo te anche questo è un passaggio? Devo rompere le luccioline? Abbiamo 4 colpi! Vabbè! Come 4 colpi? Ho sbagliato! Torniamo indietro e ammazziamo il nonno, va bene? Così okay. Avremo vinto! Vieni! Così? Sì, ma 4 colpi bastano e avanzano! Eccolo là, lo vedo! Dai, picchialo! Gli sparo tantissimo? Nonno! L'ho preso! Però non so se fa tanto. Lo so. Attento! Anna, non fa nulla la balestra! Come no? Io sto provando, carico al massimo, ma. Attento! Anna, il nonno è forte! È molto forte! Il nonno forte! Aspetta, sparo proprio al massimo della potenza della balestra, eh! Al massimo della potenza della balestra! Al massimo della potenza della balestra! Sì, ma spara! Ok! Cioè, bisogna caricare un'ora! Guarda! Mammina! E questa è l'ultima freccia che ho. Io la posso anche caricare al massimo, ma mi sa che non muore, eh. Provo. Non mi sa neanche a me. Oh, però in qualche modo dobbiamo disfarcene di sto nonno. Guarda! Porca cutrettola, non possiamo? Ho più. Ah! Non ho più colpi. Ok, bloccati qui. Dici che ne troviamo da qualche altra parte. Sicuramente dovevamo trovare altri pulsanti perché. Sì, sicuramente ci siamo persi qualche cazzo. Dobbiamo dare ancora un'occhiata in giro. Secondo me c'erano delle cose segrete. Pestiamole e scappiamo. Dei passaggi segreti. E tra l'altro, per uscire dalla porta principale, devi trovare 2 leve, ok? Ok. L'unica cosa positiva è che possiamo prenderlo a pugni. Oh, quindi ho trovato cercare... un altro di passaggio segreto. Dove? Raggiungimi dove ero prima. Mi piacerebbe. Dove? Vai. Questo, chiudi. Corri. Okay. È buissimo. C'è qualcosa? Ok. Non si vede niente, Anna. Siamo in giardino. Ah, lo sapevo che ci doveva essere il giardino della nonnona. Ok, bello. Okay. Quindi qui. Ah, vedi? Anna, c'è un bambino che è stato rapito qui. Come c'è un bambino? Sì, con un secchio in testa, povera creatura. Poverino. Guarda. Sì, ha anche un pallone. Non ti preoccupare, bambino. Se avessi altre munizioni della balestra, porrei fine alle tue sofferenze, ma non le ho.
Porca miseria, non che le ho. Un altro passaggio segreto da qualche parte ci deve essere. No, secondo me qua puoi solo guardare la sua povera fine di quell'altro nipote che è stato meno fortunato di noi. Però no, qua si attento può... che lì c'era il nonno. Porca miseria, ma che stanza... Anna? È la cucina quella. Com'è la cucina? Sì. Hai presente che anche nella casa della nonna no, tu sei più o meno in cucina. È vero, dalla finestra puoi uscire, è vero. Però mo c'è il nonno lì. E io vorrei ci uscire. Deve essere un posto da qualche parte dove andare. Secondo me ci sono un sacco di passaggi segreti, però noi non li stiamo trovando. Dove sei andata tu? Sono di nuovo qui, stavo cercando, però secondo... Oh, aspetta, vedo una cassa, un pulsante. Bravissima, vieni, torniamo all'inizio. Ok, dove lo mettiamo? Torniamo all'inizio, vieni con me, seguimi. Ti seguo. Di qua. Siamo persi. Non ci vede niente. Fai andare avanti me. Allora, esci e fai andare avanti me. Segui i cuoricini. Sei pronto? Sì. Andiamo. Okay. Aspetta, ecco, vado. Vai. Segui i cuoricini. Sì, tranquilla. Vai. Ok, aspetta. Ok, bravissima. Allora, andiamo. Il pulsante mettilo. Di qua. C'era una porta di qua. Sì, vieni. Sì, va bene. Vai. Ok. Apri. Pulsa. Pulso. Vai. Qui, ok. C'è un passaggio verso il basso. Vediamo. Sì, aspetta, ci siamo bagati nelle scale. Anna! No! Scendi! No! Dai, ma non ci posso credere! Scendi! Prova a aprire tipo il... L'ho provato, non riesco! Oh, dai! No! Io lo sapevo! Perché succede sempre così? Perché le scale sono maledette! Comunque io direi che per questa volta possiamo anche fermarci qui. Abbiamo giocato abbastanza. Non ho idea se si potesse scappare. Probabilmente trovando due pulsanti si può effettivamente scappare. Fateci sapere se volete vedere un altro video dove giochiamo con la nonna di Mini World. E per questa volta vi compaiono altri video. Lion e Anna, buggati nelle scale, out! Ciao!